ci sono dei pezzi che quando si arriva a determinati momenti è come una scossa che ti parte dalle dita dei piedi e ti arriva fino all'ultima punta dei capelli, ed è quell'emozione lì, è un brivido che ti passa e che non è difficile da spiegare. Non c'entra poi le grandi chiese oppure il grande pubblico, alle volte ti senti proprio l'anima, ecco, ti senti l'anima che si apre. Nonostante i miei studi mi portino in una direzione un po' diversa, è la mia più grande passione quella di cantare. Mi sembra di essere sempre stato qua e quindi faccio tutti i più grandi sacrifici, anche saltando lezioni o anche saltando il lavoro, perché non sempre riesco, pur di seguire i concerti, le prove, qualsiasi cosa, perché è fondamentale per me cantare in questo coro. Tu che di verde prato vestie già di C'è lo studente di biologia molecolare, l'architetto, il panettiere, l'avvocato, l'autista, il giornalista, età, culture, preparazioni musicali diverse, a volte nessuna preparazione musicale, ma una grande passione, cantare insieme. Una trentina di voci soltanto maschili diventano uno strumento solo nelle mani di una donna e il coro polifonico di Ruda, 65 anni di storia, uno dei più premiati e più particolari al mondo. Allora, siccome è molto, scusate signore, siccome questo non aiuta, facciamo Signor la vesta prece. Ma il fatto che sia una donna automaticamente le dà un po', forse un po' più di autorità. Un po' per soggezione, non lo so, o per rispetto riesce a chiederci cose che magari un uomo avrebbe, si scontrerebbe con le altre aggressività maschili, insomma. Fabiana è molto carismatica, forse molto più che non un maestro maschio come ha avuto. E poi chiaramente è facile da vedere, no? Durante il concerto, perché appunto è un bel vedere, per cui insomma si sta attenti volentieri, ecco. Sono tutti innamorati di lei in realtà. No, questo non credo, perché quando fanno le prove sentono di tutto e di più, credo che gli passi assolutamente l'innamoramento. Qua non fonde niente, state un po' più vicini. Gli uomini sono sempre molto più diretti, forse anche più facili da gestire in un numero così elevato, per cui io mi trovo veramente molto bene. Non avete mai pensato di aprire il coro a voci femminili? Allora, questo è un discorso che mi pare il polifonico non ami affrontare. La tradizione a Ruda è coro maschile, quindi sarebbe un po' snaturare la nostra qualità. Siamo una rarità, siamo diventati, quindi ci sono tanti cori misti, ci sono pochissimi cori maschili. La scelta del repertorio come avviene? Essendo un coro polifonico, predilige per esempio dei brani con effetti più pieni, più lenti di solito, che sono sicuramente il tipo di repertorio nel quale il coro riesce a rendere di più. Ricordiamoci che il repertorio per coro maschile rispetto a quello per coro misto innanzitutto è molto minore, proprio come brani numericamente parlando, perché c'è una letteratura più povera, no? E poi anche i cori maschili ormai sono sempre di meno e quindi è anche più difficile trovare dei brani adatti. Giallo, grigio, madre bella, color giallo, infesso da giallo, color giallo, infesso da giallo. Dopo aver proposto programmi esclusivi di rarissima esecuzione, partecipato a decine e decine di concorsi, fatto migliaia di concerti in tutto il mondo, tenuto collaborazioni con le principali orchestre della regione, il coro di Ruda ora punta a confermare in Cina il titolo di campione olimpico di cori maschili. Che cosa ha in più il coro di Ruda rispetto ad altri cori? Ma questo ce lo chiedono in molti. Beh, diciamo che noi forse riusciamo ad esprimere delle emozioni che altri cori di altri paesi, anche diciamolo tecnicamente molto più preparati di noi, non riescono a esprimere. Cioè, noi abbiamo questa sorta di carisma che gli altri cori evidentemente non riescono a esprimere. Questo ci è stato detto più volte e noi siamo contenti.